sempre qui da Asus, sempre con la famiglia Zenfone, ora con il Zenfone 4, il base di gamma per quanto riguarda questa nuova famiglia di dispositivi. Dispositivo davvero molto compatto, come si suggerisce il nome, sono 4 i pollici dello schermo, risoluzione 800x480 pixel, che su un formato da 4 pollici risulta piacevole da vedere per quanto riguarda i display, TFT LCD la tecnologia. Comunque buono gli angoli di visione e naturali per quanto riguarda la visualizzazione e luminosità, che comunque ci sembra davvero molto alta. In più abbiamo anche l'opportunità di attivare l'outdoor mode tipico dei dispositivi Asus, che va ad aumentare ancora di più la tecnologia. Abbiamo un processore Intel Atom Z2520 da 1,2 GHz che, nonostante non sia particolarmente prestante almeno sulla carta, riesce a far girare il dispositivo davvero molto bene. Lo stiamo usando da un po' e ci sembra davvero molto, molto valido nonostante le dimensioni piccole. Il sistema operativo è ovviamente Android, anche qui 4.3 Jelly Bean, anche qui arriverà la nuova versione KitKat 4.4. abbiamo 4 GB di memoria interna, ovviamente espandibile via microSD, abbiamo 1 GB di memoria RAM, quindi buona quantità di memoria RAM, fotocamera da 5 megapixel con autofocus ma senza flash a LED e anche tecnologia Pixel Master, altoparlante di sistema, sul lato destro tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume, lato sinistro abbiamo il plug per la micro USB e l'incavo per rimuovere la back cover, jack da 3,5 mm, microfono al posteriore e cam da 0,3 megapixel con sensore di luminosità, no, non sensore di prossimità, LED di notifica, altoparlante per le chiamate, tasti indietro, home e multitasking, e anche qui, come sugli altri dispositivi, abbiamo la ripresa dei cerchi concentrici tipici dei tablet e ultrabook del produttore. Batteria da 1200 mAh che dovrebbe garantire una buona durata dell'autonomia, complice il display piccolo e il processore non particolarmente esoso di energia, connettività completa Wi-Fi BGN, Wi-Fi d'aria, Bluetooth 4.0, GPS a GPS, quindi completa da questo punto di vista. Dimensioni che vi abbiamo detto compatte di 124x61,44x11,2 mm di spessore, peso di 115 grammi, quindi campione di leggerezza, come vedete si mantiene davvero bene in mano ed è facile da utilizzare anche con una mano sola, visti i 4 pollici. L'interfaccia è la stessa che abbiamo visto su altri dispositivi, quindi stile flat per quanto riguarda le varie icone. Qui abbiamo What's Next, che è una delle implementazioni del produttore che permette di andare a visualizzare chiamate perse, messaggi, rubrica, agenda, quindi tutto quello che vogliamo andare a settare possiamo cancellare oppure andare nelle impostazioni. Interfaccia fotocamera, andiamo a vedere anche qui le personalizzazioni, sono comunque molte per un dispositivo che dovrebbe arrivare in Italia intorno ai 149 euro, non è ancora sicuro il prezzo ma la fascia è quella, quindi anche qui completa la dotazione e non abbiamo una riduzione delle impostazioni o dei vari settaggi. Anche qui abbiamo la nuova tastiera di Asus che risulta piacevole e comoda, con tante funzioni in primo piano come tasti numerici e, se teniamo premuto, i contatti e i tasti di punteggiatura. Quindi un dispositivo piacevole che arriverà anche qui in varie colorazioni, dovrebbe esserci blu, oro, rosso, quindi sempre le stesse che vediamo sul cartellone. Per techzilla.it un saluto da Salvatore.